Ma c'è gente che sta lavorando, ragazzi, ma dai, abbiate pazienza. Che lavoriamo. No, per favore, ragazzi, cioè. Vai. Sono Totta, una studentessa precaria lavoratrice, che da gennaio si trova sotto sfratto. Ovviamente noi, quanto studenti, abbiamo pensato che Edi assorbe delle sue responsabilità. Un paio di settimane fa siamo venuti insieme al sindacato USB e noi restiamo a chiedere un tavolo con l'amministrazione Edi su, in maniera tale che l'amministrazione si possa prendere le sue responsabilità. Sono passate due settimane e ancora l'amministrazione Edi non mi ha risposto. Io ho uno sfratto il 24 febbraio, quindi voglio che l'amministrazione Edis affronti il problema. Se no, quello che mi sta mostrando è che l'amministrazione Edis non gliene frega niente degli studenti. Inoltre, Edis aveva detto di stanziare dei fondi per aiutare gli studenti per pagare l'affitto, ma ancora questi fondi sono stati stanziati. Quindi Edis, il tempo è scaduto. Vogliamo delle risposte. Antonella, toccano Totta, toccano tutti, toccano Totta, toccano tutti, toccano Totta, toccano tutti, toccano Totta, toccano tutti. Questo è un ente pubblico, si prende le sue responsabilità. Deve parlare con me. Ascolta, stai passando dalla parte del top. Abbiamo chiesto un tavolo. Un tavolo per parlare. E voi non ci avete risposto. Io sono sfratto il 24 febbraio. Questo vi sembra un metodo democratico? Due settimane fa, non so quando, avete scritto.